Sassuolo Atalanta 02 Chronicle nel segno un eroe di calcio senza tempo. Carletto Mazzone. La serie prove per affrettarsi ai suoi valori più autentici e al debutto della serie ad A. Spettacolo e obiettivi. Alle seconde parentesi graffe Lautaro Osimhen. Le rispettive vittorie di Inter e Napoli. Vengono aggiunti quelli Belotti Candreva. Che attirano un pareggio che si malconcio migliora la Salernitana. Ma uno è sufficiente per uno al discusso de che te l'aere debuttare da San Siro dare Atalanta 3 punti. Pesanti. Mourinho e Gasperini sono squalificati sugli spalti. Ma solo Giallorossi scarta il primo nonostante risveglio atteso di Belotti. I due favoriti sul campo ieri non deludono le aspettative. Lasciano l'assalto e trovano 2 vittorie complete. Per decidere sono Osimhen Lautaro, ma le rose si suppongono con carenze temporanee. Scudetto. Form. Inzaghi aspetta sempre il difensore. Usa Little Frattesi. Ma Dumfries e Thuram si disimpegnano bene. Monza fa un passo indietro rispetto allo scorso anno. Mantiene l'alto livello della scorsa stagione. Il più ambizioso tra le matricole. Emozione all'Olimpico per il saluto a Carletto Mazzone. Che nel Pantheon giallorossi ha un posto speciale. La nuova Roma ha il calore del suo pubblico. Ma manca di molti pedoni. Sembra il giorno giusto per cancellare il digiuno di Belotti. Un gol al 7° minuto è frustrato dal suo fuorigioco Gallo. Ma a 17 salta il Gyomber e sposta Ochoa trovando il primo gol dopo 474 giorni. La Salernitana è timida. La Roma tocca il raddoppio con Smalling. Quindi Candreva entra in scena che sale sul palco con 2 giocatori dell'autore e cambia la gara. Prima di contattaggio che fa con un falso piccolo e trova la traiettoria giusta per il pari. All'inizio della seconda metà c'è Delencor con un'altra perla o l'intersezione dei poli. Sul panchina Bruno Conti non crede nei suoi occhi. Mourinho apporta 4 cambiamenti sugli spalti e si arredano. La classe dei nuovi Sanchez, Rendes e Renato Zaleski dà lo shock e su un punto di partenza di quest'ultimo Belotti. All'angolo della testa si trasforma. Come nei bei tempi, l'ombra di Berardi si profila su Reggio Emilia in un difficile debutto contro la regina del mercato. Di Atalanta. Il Sassuolo di Dionisi è decisamente più basso e la classe maggiore dei Lombarde prende il sopravvento. È precisamente l'oggetto misterioso belga. Impalpabile in un anno a Milano in testazione che consigli riesce a prendere quando la palla è già entrata. Per il belga un debutto promettente. Il nuovo Atalanta è competitivo.